Siamo in collegamento con il professor Giulio Tarro, virologo di fama internazionale. Salve, professore, grazie per essere Buongiorno. nuovamente con noi. Ben trovato. Allora, una situazione questa dell'emergenza coronavirus che non lascia tregua, questa quarta ondata sta veramente creando tanti problemi, ma secondo lei quanto dobbiamo preoccuparci o quanto addirittura possiamo leggere in maniera positiva l'arrivo di questa variante Omicron? Grazie del quesito abbastanza importante perché soltanto ieri abbiamo superato 1 milione di tamponi praticamente. Il 21 dicembre si era fatto già un paragone fra gli 800.000 rotti tamponi fatti e la positività degli stessi rispetto appunto al 20 dicembre dell'anno scorso. E quindi diciamo, possiamo dire in particolare che se c'è questo aumento di numerico non è legato alla percentuale che ci troviamo di fronte a. Attualmente a 3,5% di positività rispetto al 12,5% dell'anno scorso. Quindi questi sono poi i numeri che dobbiamo tenere presenti, soprattutto per questa variante sudafricana, dove proprio sappiamo che per virtù ovviamente delle differenze stagioni che ci sono tra noi e chiaramente il Sudafrica, in Sudafrica sono a 40 gradi di temperatura, sono in pieno estate, e quindi anche la variante sudafricana, la Omicron, è presente da loro da oltre 6 mesi e non ha dato nessun problema, è solamente considerata un'endemia, per cui hanno fatto anche una dichiarazione ufficiale del loro governo in merito. Quindi, insomma, secondo lei non dobbiamo preoccuparci. Noi sentiamo notizie che gli ospedali sono nuovamente in affanno, molti reparti sono stati già riconvertiti in reparti Covid a tutto danno poi della cura delle altre patologie, che io, insomma, a mio modesto avviso, questo è il problema poi centrale di questa emergenza coronavirus, che non curiamo patologie molto più importanti. Lei dice bene questo tipo di emergenza, però io mi fido molto di quelli che stanno nelle emergenze, tipo il professore Zangrillo, che appunto esclude questa situazione. E quindi penso che i numeri importanti sono anche quelli legati al fatto che oggi abbiamo una serie di terapie bioorali addirittura nei riguardi del coronavirus. In particolare sappiamo. Abbiamo l'ivermectina, che è il famoso prodotto veterinario che ha risolto il problema in India, in particolare è una popolazione di oltre 1 miliardo di abitanti. E direi pure che le notizie ormai, è passato quasi un mese dall'annuncio del Regno Unito della famosa molnupiravir, che è una pillola praticamente della Merck Sharp & Dohme, e poi anche la Pfizer addirittura. È passata proprio l'altro giorno negli Stati Uniti dal centro di malattie contagiose, via libera per questo inibitore della resistenza inversa, anche questo per via orale. Quindi siamo di fronte a una serie di farmaci che possono essere, così dire, usati anche a casa propria. Quindi secondo lei, insomma, la via di uscita non è rappresentata soltanto dal vaccino, ma anche delle terapie che cominciano ad Mi arrivare? dice bene, ma quale vaccino? Ecco, la parte importante è che finalmente sono tornati dei vaccini, per così dire, tradizionali. Abbiamo il famoso Novavax, che è praticamente fatto sulle proteine ricombinanti, quindi di tutto il virus, e poi c'è anche, approvato d'altra parte già negli Stati Uniti e credo già in discussione all'EMA, diciamo, l'Associazione Europea del Farmaco, che riguarda in particolare questo nuovo vaccino inattivato, il Valneva, e quindi anche questo non c'è tipo solchio per intenderci, quindi a maggior ragione non ci sarà da fare necessariamente per queste informazioni genetiche fornite dall'RNA messaggero e della Pfizer e in parte dalla Moderna. Le posso chiedere una cosa? Coloro che hanno fatto il vaccino a mRNA messaggero, no? Mi riferisco a Pfizer e Moderna naturalmente qui in Italia, potranno poi fare questi vaccini di nuova generazione senza portare a È recare proprio che è danno stato alla. fatto negli Stati Uniti già,
questo aspetto è stato considerato e dopo i due, diciamo, dosaggi fatti in particolare dalla Pfizer, in particolare addirittura il Johnson è stato sufficiente praticamente per fare da richiamo. Credo sia questo un aspetto molto importante che riguarda appunto uno di quei vaccini già in circolazione, anche se molto criticato per certi versi, ma eventualmente negli Stati Uniti è arrivata la prova clinica, per giunta anche pubblicata, che la possibilità addirittura da fornire da richiamo nei riguardi appunto del precedente Pfizer. Quindi, insomma, queste persone potranno. Allora, e chi ha fatto la terza dose con l'mRNA potrà poi sottoporsi ad un vaccino di questi nuovi? Senza dubbio, sì, visto che ci troviamo di fronte a esperienze, per così dire, pubblicate in giornali prestigiosi e quindi fanno anche parte del corredo, per così dire, fornito dalla casa che lo produce. Quindi, insomma, secondo lei possiamo essere tranquilli in qualche modo, nonostante questi numeri da paura, insomma, questo allarmismo generalizzato intorno anche a questa quarta ondata? Ma io direi senz'altro sì, anche perché tutto sommato abbiamo delle dichiarazioni ufficiali che vengono fatte da altri governi, che non sia necessariamente quello italiano, e quindi diciamo dobbiamo un pochino alzare il telefono, per così dire, e chiedere ai nostri amici, diciamo, oltreoceano, eventualmente la possibilità anche dal nord al sud dell'Equatore di poter avere un aspetto diverso e sicuramente altrettanto valido di quella che è l'attuale situazione. Secondo lei, diciamo, bisogna rivedere le quarantene, bisogna rivedere tutta la gestione in questa fase per evitare di fermare il paese come sta accadendo? Ma senza dubbio, tenga presente che quando noi abbiamo dato il vaccino della Pfizer e quello della Moderna, non abbiamo fatto altro che e per così dire genetica al soggetto vaccinato per produrre il virus. Cioè innanzitutto viene prodotto il virus e poi verso questo virus il soggetto produce gli anticorpi. Per cui c'è una fase che sicuramente il soggetto diventa contagioso e contagiato. Secondo lei il vaccino per i bambini è una strada per uscire dalla pandemia? Tutti dicono che i bambini sono diventati dei veri e propri vettori. Questo è un aspetto che certamente mi fa ricordare a Erode, sappiamo che era Erode, e quindi in un certo senso sono altrettanto contrario all'Organizzazione Mondiale della Sanità su questo, diciamo, su questo utilizzo. D'altra parte bastava leggere il bugiardino del Pfizer che viene utilizzato, in cui c'è scritto che praticamente non deve essere dato proprio ai bambini e agli adolescenti. Quindi insomma lei è critico su questo No, punto. queste sono critiche, diciamo, da fare uscire un pochino, per così dire, dalla normale, per così dire, tranquillità e serenità, perché nei riguardi dei bambini che sono semplicemente dei focolai, ma certamente non perché i nonni ormai sono vaccinati. Mi dica solo una cosa, il nuovo vaccino, quelli, i vaccini che usciranno probabilmente anche da noi in commercio, credo febbraio, gennaio-febbraio, potrebbero anche essere adatti ai bambini facendo meno danno alla loro salute che un vaccino a mRNA? Ma senz'altro sì, perché siamo di fronte a dei vaccini che sono inattivati o vaccini nei riguardi di proteine del virus, e quindi in un certo senso anche questa situazione di fronte a vaccini che loro hanno già fatto con i vaccini obbligatori. Quindi diciamo, è quella la metodologia, ecco per cui sicuramente ci sarà la possibilità di farlo, in questo caso anche ai bambini. Lei ha deciso di vaccinare i suoi nipoti? In questo momento ovviamente no, con gli attuali vaccini, non, assolutamente, non so, mi opporrei, diciamo, direttamente col mio corpo rispetto a una situazione del genere, su questo sono assolutamente intransigente.
Allora, professore, noi la salutiamo, la ringraziamo sempre per la sua chiarezza e per la sua voce fuori dal coro, no? Perché chiaramente è importante in questo momento dare spazio e sentire tutte le testimonianze di persone, diciamo, addette ai lavori, come lei e i suoi colleghi, per cercare di capire di più e far capire di più ai nostri telespettatori. Grazie, arrivederci, le auguriamo buon anno. Grazie a lei altrettanto.